fatti affidare dei telefonini. Parlando con un amico che mi vedeva vloggare, mi ha detto: ah, bella sta cosa. Ho detto: guarda, è una bella soluzione per il vlogging. Insomma, costa pochissimo. Cioè, alla fine metti un telefonino, metti la cosa. Praticamente avevo già registrato buona parte del vlog di oggi e mi sono reso conto che non c'era l'audio, perché il microfono ha fatto un po' di testa sua e non si è collegato. Il telefono, perché il microfono è stupido in realtà, ma il telefono ha fatto di testa sua e non si è collegato al microfono, e quindi a fan bagno tutto quello che avevo detto. E adesso però, siccome era interessante, lo ripeterò, cioè lo faccio due volte oggi. Ok, di cosa avevo parlato? Allora, avevo parlato di una cosa, volevo girarti più che altro la domanda, la stessa domanda che ho fatto a degli amici proprio ieri l'altro, no? Era domenica sera, eravamo a cena, e questi amici, ho detto, questa cena di questa sera mi sembra di averla già vissuta. No, non è così in realtà, cioè nel senso, ci eravamo trovati domenica sera a cena, gli stessi che avevamo cenato insieme il sabato sera, che eravamo gli stessi che avevamo cenato insieme, passato la serata insieme il venerdì sera. Quindi venerdì sera, sabato sera, domenica sera, stesse persone. Allora ho detto: ma voi siete contenti di essere questa sera? Cioè nel senso, vi fa piacere il fatto che la terza serata di fila che siamo insieme e stiamo trovando roba di cui parlare, roba interessante su cui confrontarci, e soprattutto stiamo godendo l'uno della compagnia dell'altro, facendone tesoro? Ho detto: allora, per voi è così, perché per me è così. Cioè, voi siete contenti e non vi sta pesando il fatto che siamo sempre noi per il terzo giorno di fila? Loro, insomma, mi hanno fatto capire che la pensano come me. E quindi qui la situazione è triplice. Però guarda un po', prima mi era venuto meglio il discorso, così l'ho riassunto un po' troppo, però vabbè, basta che arriva, ecco. Cioè, la domanda è questa: ti capita di stare con delle persone e magari passarci tanto tempo, e però questo tempo non ti sa pesante o comunque di peccato, tempo perso, perché hai di che parlare, di roba interessante da conoscere, da apprendere e su cui confrontarti? Secondo, hai da conoscere e confrontarti con delle persone che ti fa piacere, insomma, conoscere, con cui ti fa piacere confrontarti. Terzo, ti rendi conto di poter condividere ancora tanto con queste persone e che difficilmente arriverà un punto in cui ti saturerai, ti stancherai di loro, della loro compagnia, e di confrontarti e arricchirti da ciò che ti raccontano. Cioè, vedi, poi la cosa bella è, dopo in questo caso 3 giorni di fila, cioè quello che tu fai, anzitutto è una cosa che la vedo io in maniera personale soprattutto, cioè io mi rendo conto di essere, non per cattiveria, neanche consapevolmente lo faccio, però mi rendo conto spesso di essere quello che monopolizza il discorso, cioè che in genere poi si parla per tutta la serata di robe che tiro fuori io, ok? Non può avvenire così, perché dopo 3 giorni che fai, ascolti sempre la stessa persona, viene naturale per me in questo caso di tacere un po' di più e ascoltare di più gli altri. E quindi ognuno ha modo di parlare. Giacomo, ti sto ascoltando, ma tu ascolta anche un po' la natura. E anche a modo suo di monopolizzare la serata. E di questo, insomma, io da monopolizzatore seriale di sempre apprezzo il fatto che per una serata sia qualcun altro a parlare, qualcun altro a esprimere il suo parere, qualcun altro che tira in ballo la situazione su cui confrontarsi, su cui chiacchierare, ok? Questa cosa è bella, cioè nel senso che crea continuità, ma allo stesso tempo crea varietà, cioè tu parli di tante cose, ti confronti su vari argomenti e lo fai in maniera spontanea, naturale. Come l'ho girata a te questa domanda, poi ieri sera l'ho fatta a un altro amico che non faceva parte di questa cricca, che perché insomma ti è venuto fuori il discorso, che mi ha detto: sai, ieri sera sono uscito con dei vecchi amici, è stato bello, una bella serata, siamo andati là, abbiamo mangiato bene, eccetera. Ho detto: sai, fermo un attimo, ma la serata bella perché è stata bella? Perché hai mangiato bene? No, vabbè, no, mi piaceva anche la compagnia, ok. Di chi avete parlato? Guarda, ho incontrato di questo gruppo un amico che non vedevo da tempo e che non sapevo avessimo in comune la stessa passione. Ok, ci sta perfettamente. Poi ho
ho fatto l'upgrade della domanda. Ma tu, con questa persona, passeresti una settimana intera, diciamo quasi in convivenza, a condividere gli stessi spazi, a condividere costantemente dei momenti insieme, il pranzo, la cena, il pomeriggio, una passeggiata, qualsiasi cosa? Cioè, la domanda è questa. Però con una persona che non sia un collega di lavoro, che non sia un collega di scuola, un compagno di scuola, eccetera, tu passeresti tanto tempo, giornate intere, diciamo, quasi concentrandoti a vivere l'essere te stesso, ma con lui, con loro, ok? E allora lì la domanda è diversa, cioè lì la domanda porta una risposta, secondo me, un po' più articolata. Perché in questo caso quello che mi ha risposto l'amico è: beh, vabbè, una volta che hai esaurito l'argomento in comune è difficile che tu possa continuare a parlare, e quindi l'argomento in una serata ci sta bene, ma che una settimana ti metti a parlare di quell'argomento è un po' riduttivo. Ed è vero, cioè sono d'accordo, avviene questo. Questo perché mi rendo conto che invece quell'esperienza che ho fatto io va molto al di là di questo, cioè va molto al di là dell'argomento. In 3 giorni abbiamo passato in rassegna tantissimi argomenti, alcuni che condividevo perché passioni condivise, alcuni altri no. Però da quei racconti io ho appreso delle cose, ho conosciuto di più la persona che avevo davanti e sono riuscito anche a confrontarmi, uscendo un attimo da quello che potrebbe essere anche, passami il termine, la comfort zone del mio cervello, cioè laddove il mio cervello si muove bene, negli argomenti in cui si muove bene. Cioè sono passato quindi a dovermi necessariamente mettere anche nei panni dell'altro e così via, per poter interagire in questa discussione. Quindi, se nel mio caso la risposta era: ma io li passerei altri 3 giorni, oltre a questi 3, o anche tutta un'intera settimana con queste persone, la mia risposta è sì. La risposta del mio amico invece è stata: no, guarda, una volta che conviene poi cambiare aria, cioè conviene un attimo cambiare anche compagnia, visto che magari gli interessi comuni ci sono, ma sono circoscritti a una certa situazione, sono circoscritti a una certa area semantica, area di tema, ok? Tematica. E questo funziona, secondo me, cioè funziona perché ti rendi conto che fino a un certo punto puoi prendere, fino a un certo punto puoi anche vivere un'esperienza. E quindi aver condiviso questa cosa con loro poi ci ha portato a dire: guarda, sarebbe bello organizzare almeno una volta l'anno un viaggio insieme, dove nel viaggio tu condividi tutto, cioè tu nel viaggio condividi il viaggio, la stanchezza del viaggio, l'organizzazione del viaggio, l'articolarsi del viaggio, della vacanza, eccetera, perché vai a condividere luoghi, vai a condividere anche i momenti in cui hai fame, ti siedi e mangi, vai a condividere anche il riposo, quindi andiamo a letto presto stasera, oppure io vado a letto presto, voi volete rimanere ancora, non fate casino perché sono di là che dormo, cose di questo tipo, no? Però cioè, quello che fai tu è condividere tutto, e quindi condividere l'intensità di più giorni insieme, che ripeto non sono fatti solamente di gioie, è un viaggio, ma è fatto anche di stanchezza, di rotture di balle, cose simili. Quindi questo fa sì che tu vivi un'esperienza completa e che vuoi viverla con quelle persone, perché ti rendi conto che con quelle persone tu ci stai bene al di là dell'argomento. Cioè c'è un argomento magari che vi lega, ma non c'è solo quello, non c'è solo l'argomento che vi lega, c'è il condividere delle esperienze, condividere parti della tua vita, condividere emozioni, condividere anche la conoscenza e la voglia di conoscere l'altro. Questo arricchisce tanto, secondo me, una relazione. Questo arricchisce proprio me stesso, proprio a livello egoistico, diciamola così. Ci prendo tanto. Comunque questo discorso mi piace, mi gasa, mi interessa, insomma, cioè mi fa capire anche che è bello interessarsi di questo lato anche delle relazioni, dell'amicizia in generale. E questo penso che può servire a me, anzitutto, per viverle meglio le relazioni, per vivere meglio le amicizie. Ma credo che, come serve a me, serve a chiunque, anche solo come te, me lo senta raccontare. Perché magari ti pone la domanda e dici: ma o è cretino lui, oppure effettivamente
porsi certi interrogativi non è poi così malvagia come idea, no? Alla prossima. Ciao.